Il Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria assume in questo momento storico una particolare importanza perché si trova a quello che è definito il tagliando di metà percorso. Qual è il resoconto generale della situazione, tenendo conto anche dei risultati emersi? I risultati che sono emersi oggi dal tavolo di lavoro del Comitato di Sorveglianza ci fanno stare tranquilli da un punto di vista sia dell'attuazione finanziaria del programma e sia per quanto riguarda gli indicatori cosiddetti di performance, perché anche sugli indicatori di performance la Regione Calabria è riuscita già a realizzare importanti obiettivi in termini di indicatori di risultato. Quindi abbiamo un ultimo semestre di lavoro per raggiungere il traguardo del 2018, che è un traguardo importante perché se la Regione Calabria riesce ad ottenere questi risultati e quindi a consolidarli, avrà una cosiddetta premialità, che non è altro che maggiori risorse per il programma stesso. Parliamo di qualcosa come circa 70 milioni di euro. Potete capire bene come sono importanti per la nostra regione avere altre risorse da poter investire in un comparto che, come abbiamo dimostrato stamattina con i dati Istat del 2018, è un comparto che ha dei segni positivi importanti. Il resoconto invece di quelli che sono i bandi già emessi, di quelli che a breve saranno i nuovi, è un cronoprogramma in generale. Questo 2018 sarà sicuramente sviluppato con dei bandi importanti. Il primo è quello della promozione dei prodotti agricoli, la misura 3.2 che uscirà nelle prossime settimane. Verrà ripubblicata la misura 2 che è stato oggetto di modifica in questo comitato di sorveglianza che riguarda i servizi di consulenza alle aziende agricole. E poi abbiamo altri importanti bandi che usciranno in autunno. Primo tra tutti quello sulla misura 9, che favorisce l'aggregazione dei produttori, è una misura che abbiamo introdotto nel PSR Calabria che non c'era. Quindi, come vedete, il programma di sviluppo rurale è una macchina da guerra che produce bandi, ma nello stesso tempo deve essere capace di raccogliere le istanze del territorio. Quindi lavoriamo e programmiamo le risorse pubbliche in modo tale che possano davvero avere un'efficacia sul territorio.